Come va? Qua New York è una giornata stupenda. Adesso appena si collega anche Fabio, vi faccio vedere. Anzi, sapete cosa? Per ammazzare il tempo, vi faccio vedere cosa c'è qua fuori. Ciao da New York! Che ormai con i vaccini si sta tornando alla vita, c'è un'atmosfera stupenda. Spero che anche in Italia a breve si riesca ad arrivare a una situazione simile. Allora, vediamo dove sono. Sono a New York City, downtown sono. Volo Fabio is unable to join. Allora, ricolleghiamoci, tac. Volo. Riproviamo. Raccontaci la tua carriera, come hai fatto ad arrivare ad avere un lavoro creativo in Pepsi. Beh, mentre aspettiamo Fabio, anzi, fatemi vedere un attimo in Instagram se arriva e poi inizia a raccontare quella cosa. Vabbè, mentre eccolo, C'è una buona connessione? vediamo, per ora ti vedo come un fantasma. No, io Allora, vedo eccoci. connessione. Io non mi vedo però. È un po' lenta, forse. Ma la tua o No, la la mia mia? dovrebbe essere giusta. Ehi! Ce l'abbiamo fatta. Ciao! Aspetta che sposto un po', devo fare inquadratura. Guarda, c'ho la cosa di... Guarda, c'ho Manhattan, guarda. Fantastico, ah, c'hai Manhattan davvero. C'ho Manhattan lì, tu c'hai quella vera, io c'ho la lampada. Mentre ti aspettavamo, sono uscito a fargli vedere il panorama di Manhattan qua fuori. Fantastico. Senti, siccome devo andare in televisione dopo e devo correre, Sì. approfitto di questa inquadratura per capire se vado bene, se mi devo cambiare, meglio così o Un po' così. di cremina, un po' apri, un po' apri. Così, dai, Un così. po' tamaro, brava, Così, così, catenina. così. Così, poi dalla Gruber devo chiudere le maniche perché sono pieno di tatuaggi, ma con te in realtà li posso far vedere, capito? Adesso è il momento wild, poi dopo ti diventi Allora, serio. ciao! Grazie per aver accettato prima di tutto. Si parte oggi, grande. Guardalo qua, oh! Intatto ancora. Hai scritto tantissimo, cioè qua rischi che come bagaglio a mano EasyJet non entra nella cosa arancio, capito? Infatti abbiamo fatto la copertina flessibile così non pesa troppo, te lo vuoi portare in giro. Allora, tu che te ne intendi di come mai mi va via la luce del telefono? Devo continuare a toccarlo. Non ne ho la minima idea. Ah, Vediamo chiacchierone. se qualcuno ci può Qualcuno lo aiutare, sa, cosa come mai mi si dice. spegne il telefono come se... Vabbè, comunque non fa niente, dai. Ok. Boh, questa è la prima che faccio, quindi grazie Fabio. E l'idea era, come tu sai, di fare. Abbiamo tre domande a testa da farci. Poi, visto che Ok. noi facciamo sempre queste chiacchierate, chissà dove Sì. andremo, Esatto, esploreremo esatto, in tutti i esatto. modi possibili e immaginabili. Vuoi partire tu? Domande relative Allora, no, intanto di che cosa parla questo libro? Perché il titolo è L'età dell'eccellenza, innovazione e creatività per costruire un mondo migliore. Credo che la domanda per costruire un mondo migliore non sia mai stata così forte come in questo momento in cui ci siamo dovuti, come dire, chiudere in casa e quindi abbiamo probabilmente messo in discussione noi stessi, la nostra famiglia, il pianeta, i nostri figli, cioè tutto quello che c'è intorno. Di che parla questo libro? Ma guarda, io ho lavorato per anni in queste grandi aziende a cercare di fare innovazione. E quando lavoro in queste aziende, di solito si parla di processi, di strumenti, di strategie. E poi alla fine ti rendi conto, nell'arco degli anni, che la grande differenza, alla fine di tutto, la fanno sempre gli esseri umani, l'uomo, in due dimensioni. Da una parte devi concentrarti
sulle persone per creare un prodotto che abbia senso, che abbia valore per loro, e dall'altra parte gli innovatori, chi sono i pensatori, quelli che veramente arrivano a creare i prodotti giusti. Questo prodotto non deve essere per forza una bibita o un computer, non si parla solo di aziende, potrebbe essere un libro, potrebbe essere una canzone, potrebbero essere un po' tutte le cose che si creano e poi si danno al mondo, alla società. E quindi viviamo in un... Io ti sto perdendo, Fabio, spero che tu no, mi no, senta. Ci sono. Ci sono. Viviamo in pratica in un mondo in cui, mentre prima c'erano queste grandi barriere all'entrata, o lavoravi, non so, nella musica con una label, oppure era difficile farti conoscere, creare contenuti di ogni genere, video era difficile, creare dei prodotti, o lavoravi in queste multinazionali, o avevi il rapporto con la grande distribuzione, ora difficile. Oggi invece chiunque può creare un qualcosa e competere con chiunque, con le celebrities, con i grandi brand, con le grandi aziende. Quindi o si crea qualcosa di eccezionale, di straordinario, di eccellente, appunto l'età dell'eccellenza, o qualcun altro lo farà per noi. Cioè l'eccellenza vincerà. E quindi hai bisogno di un approccio all'innovazione che sia tutto focalizzato sul creare valore per le persone, finalmente. Per questo si parla di sostenibilità, di health and wellness, per questo il modo di lavorare sta cambiando. E poi hai bisogno delle persone giuste, degli innovatori giusti, quelli che chiamo gli unicorni. Gente, tra l'altro, come te, Fabio. Nel senso, per me sei stato sempre un'ispirazione da quel punto di vista. La tua curiosità intellettuale, il cercare di... dalla radio, ai libri, alla televisione, alla scrittura per la televisione. E quindi la mia domanda a te... salto subito unicorno, a te. Unicorno. Unicorno, sei un unicorno. Tu, quali sono le caratteristiche principali per te, per essere l'innovatore che sei? Cos'è che fai che ti differenzia in qualche modo dagli altri, che ti ha dato la possibilità di creare tutto quello che hai creato in questi anni? Ma io, diciamo, tutto ciò che ho creato, che mi è venuto in mente di creare, non è mio, non mi appartiene, nel senso che non è stata una cosa che io ho veramente creato. Io sono uno che lavora sull'antenna, no? Non sono uno che lavora sul programma. Cioè, io come se fossi un autore, io dico sempre, io sono come l'autoradio nella macchina, no? Però l'autoradio nella macchina non è che dice questa canzone che stai sentendo l'ho fatta io. Io la sto solo prendendo da qualche parte, la sto solo portando da qualche parte. Quindi io le idee dei miei libri, le idee per i film, per i programmi, la voglia di fare, la curiosità, non sono una materia che io considero veramente mia. Io penso che, come dire, è lì, la prendo, mi incuriosisce, la guardo e la distribuisco, perché attraverso la relazione tra me e questa idea, perché l'intuizione non può appartenere alla persona, no? L'intuizione è la radio che trasmette quella canzone, quindi poi chi crede in Dio, piuttosto che le energie, quello che è. Per me, come dire, io la relazione che ho con la creatività diventa uno strumento di indagine su di me, quindi non è solo la creazione dell'oggetto in sé, del libro, della storia, ma attraverso quella intuizione io indago su di me, ecco, è uno strumento di indagine. Tra l'altro la creatività la puoi, come dire, esprimere e sviluppare in base a quello che stai facendo, no? Cioè, se io ho un'idea per un film si fa in un modo, l'idea per un libro si fa in un altro modo, l'idea per una radio si fa in un altro modo, perché ogni mezzo di comunicazione ha le sue regole e quindi io devo adattare la mia intuizione a quella regola, non posso trasformare, diciamo, l'essenza di un libro, di un film, di un programma, secondo le mie esigenze, sono io che mi devo adattare a quello. Quindi io faccio tante cose diverse perché alcune cose non vanno bene per una cosa e vanno bene per altra. Tu immaginati, per fare una metafora, che la creatività è un mezzo motore, che può essere una bicicletta, una macchina, camminare, qualsiasi cosa, una roba in movimento. Se tu, che abiti a New York, che è città che ovviamente io amo tantissimo, se tu New York la giri in barca, vedi una New York, no? Se tu la giri in bicicletta, vedi un'altra New York. Se tu la giri a piedi, vedi un'altra. Se la giri con la macchina, ne vedi un'altra ancora. Se la giri a cavallo, perché il mezzo che ti porta in giro ti fa vedere una cosa completamente diversa. Però è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa città. Quindi io indago la mia creatività
con diversi strumenti per vedere la stessa cosa da tanti punti di vista, ecco. Che alla fine il processo, quello che nel nostro mondo chiamiamo design driven, cioè spesso il design è frainteso come l'estetica dei prodotti, soprattutto in un paese come l'Italia, che è il paese del design per l'eccellenza, spesso si associa all'estetica o la funzionalità combinata con l'estetica. Quando in realtà però un approccio più allargato, che tra l'altro è l'approccio che ti insegnano anche in università italiane come il Politecnico, è un approccio dove metti insieme tre dimensioni, l'essere umano, l'empatia, quello che chiamiamo la desiderabilità, ed è quello che hai appena descritto. Usi strumenti diversi, piattaforme diverse, prospettive diverse per indagare le persone. Poi una volta che hai un'intuizione di una cosa che potrebbe avere senso per le persone, c'è l'altra dimensione, che è quella di business. In qualche modo, se ci devi campare, se devi, certo, devi lavorare, cioè, c'è quella dimensione. E poi alla fine c'è quella che chiamiamo la dimensione della fattibilità, della tecnologia. Ok, come faccio ad arrivare alle persone con il mio contenuto, col mio messaggio? È quello che noi chiamiamo design thinking, desiderabilità, fattibilità e redditività, se vuoi, che alla fine, un po' il messaggio anche nel libro, può essere applicato a qualsiasi cosa, cioè la vita di chiunque, qualsiasi sia il progetto che si voglia portare avanti nella propria vita. Ma poi la bellezza del design, guarda, per fare sempre un esempio, la bellezza, non so come dire, la bellezza che è come la luce o come Dio per una persona, diciamo, spirituale o religiosa, c'è sempre la bellezza, no? E quando si dice la bellezza è negli occhi di chi guarda. Il design è un po' la stessa cosa, cioè tu non ti accorgi di quanti oggetti ti rimandano addosso una sensazione di bello senza che tu ne sia cosciente. Io faccio sempre l'esempio adesso con il Covid, no? La gente dice sempre, quando commenta le altre persone, no? Le persone non capiscono. Poi ti fai un giro in città, i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, e ti accorgi di quanto quegli sconosciuti che semplicemente mangiavano, bevevano, influivano così tanto, influenzavano così tanto, impattavano sulla tua vita, no? Perché adesso tu ti fai un giro con il ristorante chiuso, i bar chiusi, e dici, ma che tristezza. Però senza questo momento non ti eri mai accorto di quanto era bello passeggiare e vedere semplicemente delle persone che tu non conosci bersi una birra, no? Cioè la socialità delle cose. Il design è un po' quella cosa lì, che tu pensi sempre che sia fatto per una questione magari bella. Poi qualcuno è un po' più pratico, se lo prende per un utilizzo, però in realtà è come l'architettura, no? Cioè tu giri per una città, se un palazzo è brutto e fa un quartiere brutto, tu fai più fatica a trovare la bellezza e quindi ad essere anche più sereno. Se invece sei circondato da cose che, oltre a essere utili, sono anche belle, a volte basta veramente un cavatappi con la faccia che sorride per cambiarti in qualche modo inconsciamente l'umore, no? Beh, un potere, l'estetica, un potere pazzesco. Ne parlo anche nel libro. È stata utilizzata nella storia, si pensi all'arte, per comunicare, per attrarre le masse, per educarle spesso. Se pensi all'uso dell'arte nella Chiesa, per esempio, o nei periodi storici, dagli imperatori romani al fascismo, purtroppo, in tutte le dimensioni. Cioè, ha un potere per spingere le masse in determinate direzioni, pazzesco, che poi puoi usare in modo etico o puoi usare in modo non etico, quindi poi dopo c'è quell'aspetto. Hai citato anche un'altra cosa, come il cambio di prospettiva possa aiutare tantissimo, ovvero c'era un momento pre-Covid in cui davi tante cose per scontato, Covid ti cambia la prospettiva e inizi a dare meno cose per scontate e apprezzare quello che magari già avevi prima. Ne parlo anche nel libro, quando per esempio io sono cresciuto da una famiglia che non viaggiava fuori dall'Italia. Siamo stati in Italia, quindi io non ho mai lasciato Varese, da dove sono cresciuto. Poi a un certo punto mi ritrovo in Irlanda, a 23 anni, vado a vivere in Irlanda per quasi un anno, e lì prima di tutto ho apprezzato la bellezza stupenda di quel paese, ma poi ho iniziato ad apprezzare la bellezza dell'Italia, la bellezza della mia Varese, che davo per scontato in modi assoluti. Oggi sono un grande promotore di Varese, con te ho portato ogni tanto a Varese a vedere le bellezze di quella città, che non è tra l'altro nella mappa turistica, ma di là di Varese, l'Italia stessa. E poi anche, se vuoi, le debolezze della nostra cultura, del nostro modo di fare. Penso alla disgregazione che c'è spesso in Italia, i conflitti, la divisione, l'incapacità di fare sistema. E quindi oggi da New York, innamorato dell'Italia, innamorato del nostro paese, cerco in tutti i modi, dalla piccola piattaforma che ho, di
di aiutare a cambiare prospettiva, di aiutare a vedere i nostri punti di forza, quello che chiamo il brand culturale dell'Italia, ovvero il nostro design, ancora una volta, l'arte, la moda, ma poi anche la geografia, tutto il mondo del culinario. Cioè, quando si dice sono italiano in giro per il mondo, tu lo sai benissimo, si illuminano gli occhi alle persone. Se dici sono venezuelano, sono cileno, sono afghano, hanno tutte le loro caratteristiche, ma è una reazione diversa. C'è qualcosa che ci dà il brand culturale italiano pazzesco. Facciamo leva su quell'aspetto. Però abbiamo anche le nostre debolezze, dobbiamo esserne consapevoli, e ne ho citate alcune prima: la capacità di lavorare insieme, di aiutarci a vicenda, di non ammazzarci a vicenda, è fondamentale, perché abbiamo degli asset incredibili, ma poi dobbiamo cercare di sfruttarli uscendo anche dall'Italia e cercando veramente di spingerli in giro per il mondo. Sì, faccio sempre la roba del fatto che non riusciamo a essere diciamo, un paese culturalmente unito, mai, no? Mai. Giusto quando c'è appunto, si dice la nazionale, sempre quella cosa lì, la nazionale qualcuno con Sanremo. Ma io una volta giravo una serie televisiva e nel team, diciamo, c'era un ragazzo pugliese e un ragazzo campano, no? Io uso sempre questo esempio. A un certo punto parte scherzosamente a tavola la guerra. Di qual è la mozzarella più buona, la mozzarella campana o la mozzarella pugliese? E su questa cosa c'è stato ovviamente lo scannarsi in maniera simpatica su questa cosa. E io ho detto: ma invece pensate la figata che in un paese piccolo come l'Italia ci sono due tipi di mozzarelle, tutte e due buone. Non esiste un paese al mondo dove due litigano per un prodotto che è da tutte e due le parti è eccellente, capito? Cioè la mozzarella pugliese è buonissima, pure quella campana. Non è uno contro l'altro, è per dire, pensa quanto un paese come il nostro, la stessa ricetta cambia da città a città, no? Perché tu sai, vai lì in Emilia Romagna, è il cappelletto, il tortellino, il tortellone, però è sempre più o meno la stessa cosa. Ma sono tutte ricette diverse, ma non è che una è buona e le altre fanno schifo, sono tutte buone, cioè c'è una diversità di altissimo livello. Solo non riusciamo, come dire, a convergere questa cosa e essere fiero, no? Cioè, un campano dovrebbe essere fiero anche della mozzarella che c'è in Puglia, no? Invece diventa sempre campanilismo. Dai tempi dei Guelfi e Ghibellini siamo sempre lì a dire da che parte stai. Guarda, io stasera vado dalla Gruber e sono terrorizzato che lei mi chieda della situazione Fedez, Rai, Vini. Sono terrorizzato perché è un tema così distorto e così malato, capito, che si torna sempre al fatto che uno si sveglia la mattina in Italia e apre il giornale, in questo caso il computer, e ogni giorno ti viene chiesto di scegliere da che parte stare su dei temi che non hanno nulla a che fare con la tua vita. Quindi noi siamo alimentati costantemente ogni mattina, io questo dirò probabilmente stasera, noi siamo alimentati ogni mattina a doverci mettere una maglietta per un gioco che non ci appartiene, perché è tutto un gioco loro, no? Cioè, tu sei lì che devi pensare alle tue cose e devi dire sì, io sono d'accordo che Biancaneve non deve essere baciata. E tu dici, ma di cosa stiamo parlando? Capito? E questa cultura che è sempre di divisione è così da sempre, no? Come dicevano i latini, non l'ho studiato, però era appunto dividi e impera, no? Cioè, dividi e stai su, come dire. Appunto, c'è il tuo impero perché devi sempre dividere. Noi abbiamo sempre questa cosa, ecco. Ma se ci pensi, poi alla fine l'hai citato anche prima velocemente, ma questo paese è un paese dal 1861. Prima era un conglomerato di tutti i Esatto, regni che si facevano la guerra, si facevano la guerra dall'impero romano fino al 1861. Ora, questo ha fatto anche la grandezza dell'Italia, perché ci sono le mozzarelle diverse, tutte buone proprio per esatto. quello. È la nostra diversità, la densità di bellezza in un paese così piccolo alla fine. Però poi crea anche questa divisione. Ma è per questo, cioè, tutta la seconda parte di questo libro nasce proprio da quella volontà di creare, di dare un messaggio di ottimismo culturale, di formare persone che pensino in modo positivo. Parlo, per esempio, di caratteristiche degli innovatori. Una delle caratteristiche, tra l'altro, per me è la caratteristica numero zero. Se guardate conferenze che faccio in giro per il mondo, ne parlo sempre alla fine degli speech. Caratteristica numero zero. La bontà. La bontà nel senso che
quando io penso al mio team, io ho filtrato negli anni il mio team in questo modo, cioè i miei direct report, le persone che riportano direttamente a me, sono tendenzialmente persone buone. Ed è molto importante, perché prima di tutto, chi ha voglia di lavorare con delle persone che sono stronze? Detta proprio chiaramente, Sgradevoli, sgradevoli, sgradevole, esatto. grazie, mi hai dato la parola elegante. Chi ha voglia di... E quindi questo crea mancanza di sinergia, mancanza di produttività, utilizzando parole chiave invece nel mondo del business. Altra cosa è quando hai delle persone che ti attorniano, di cui non ti fidi, che potrebbero pugnalarti alle spalle, cosa fai? Investi tue risorse, tempo, denaro, per proteggerti, per cercare di fare cose. Tra l'altro è quello che accade, lo vediamo in politica, lo vediamo nelle aziende, lo vediamo in tante situazioni diverse. Se fossimo invece educati all'idea che dobbiamo essere buoni l'uno con l'altro, e poi ci sono altri valori, il rispetto, la sinergia, la collaborazione, cioè tutto è un approccio ottimistico alla vita, non in modo stupido o ingenuo, in modo concreto, ma l'ottimismo è caratteristica propria di tanti innovatori, cercare di pensare che comunque si può migliorare, si possono creare cose migliori, anziché pensare sempre, oh mio Dio, è un disastro, dove andiamo? Cioè, tutti questi aspetti sono fondamentali e io spero di spingere con questo libro, ma ovviamente è una gocciolina minuscola in un oceano pazzesco. A me piacerebbe che questi valori fossero insegnati nelle scuole. Cioè, per cambiare la situazione che hai appena descritto tu, noi dovremmo insegnare ai nostri bambini, già dalle materne, alle elementari, il concetto di bontà, il concetto di ottimismo, altri concetti poi, la resilienza, il non darsi persi, il sognare, ma anche l'eseguire, la capacità di lavorare insieme, il rispetto reciproco e così via, la curiosità, sono cose che io ho imparato nell'arco degli anni, nella vita, e mi sono reso conto, step dopo step, che mi stavano aiutando a fare quello che stavo facendo, ma ci sono arrivato sperimentando a tastoni, cercando la mia via in questa giungla che dovevo decifrare. Io, questo libro è dedicato ai figli che ancora non ho, che avrò in futuro. Io ho pensato, io voglio che i miei figli leggano questo libro e imparino queste cose, ma vorrei che i figli di tutti, e non solo i figli, ma parto dai figli perché sono quelli più malleabili per cambiare veramente la situazione sociale. Mi piacerebbe anche che i media oggi e i social media parlassero più, come dicevi tu prima, parlassero più di unione, coesione, lavorare insieme, piuttosto che divisione, devi prendere parte in situazioni che tra l'altro o non ti competono o comunque non ti riguardano. Quindi è un messaggio veramente di positività, ma concreto, nel senso che laddove, nella mia piccola dimensione, che è quella del mio team di design, sparso in giro per il mondo, in questa multinazionale per cui lavoro, sono riuscito a creare quel tipo di filosofia, di cultura. E vedo che serve, che ha impatto, che sta generando miliardi di dollari per queste aziende. Quindi non è solo una roba utopica, il buonismo dilagante, retorico. No, no, qua è buonismo legato, concreto, Alla reale, fattura, è legato alla buonismo alla fattura. fattura. Eh beh sì, perché poi io lavoro in una multinazionale che se non porti risultati duri 6 mesi in queste aziende, non è che sono abbastanza... Senti, un'altra cosa volevo chiederti. Io ti ho incontrato un po' di anni fa, qua a New York, attraverso amici comuni, e una delle cose che mi ha veramente stupito all'inizio e mi ha sempre affascinato di te è la tua curiosità, da una parte, la voglia di sapere, di imparare soprattutto da persone diverse da te, unita poi anche all'umiltà, che è l'opposto dell'arroganza, ovviamente, ovvero ne parlo nel libro come di una di quelle doti che ti danno la possibilità di continuare a crescere, soprattutto quando non si ha paura del diverso, ma anzi ci salta addosso per conoscerlo. Tu hai tanti amici qua a New York, sono tutte persone normalissime, tu sei una persona molto umile nel modo in cui ti interfacci con tutti e fai sempre domande, sei sempre curioso. Quanto importanti sono queste due caratteristiche? Un po' No. pesantone, un po' pesantone. No, scusate, ma... no, però ho capito, ho capito. Ancora, no, ancora domande. No, no, Fabio, dai. dai, basta con queste domande. No, ma dove l'hai presa la macchina? Sì, no, la curiosità è sempre stata la mia fortuna, devo dire la verità. Lo sono sempre stato da bambino e poi la curiosità ha un vantaggio che diciamo che ti regala una grande memoria, perché se tu leggi un libro che ti interessa, di cui tu sei curioso,
ti ricordi un po' tutto, no? Quando tu studi un esame all'università, che è un esame, diciamo, di cui tu non hai un grande, cioè non entri molto in empatia, lo sai tutto fino al giorno dell'esame. Dopo una settimana, metà delle cose te le sei dimenticate, perché non ti entrano, non ti entrano dentro, no? Quindi io sono stato fortunato perché ho letto molto cose di cui ero curioso. E la curiosità è come il desiderio, è un animale che più nutri e più ha fame, no? Se tu desideri, che ne so, desideri una bella macchina, quel giorno che hai quella bella macchina ne vuoi un'altra dopo un po', perché il desiderio, appunto, come la curiosità, è un animale che più lo nutri e più chiede. Quindi io più chiedo e più mi si aprono mille connessioni, quindi queste mille connessioni mi spingono a fare altre miliardi di domande, no? Cioè, il vero Google ce l'abbiamo tutti più o meno in testa, che da una cosa vai all'altra. E poi l'umiltà io la considero tantissimo, non è una scelta, perché secondo me l'umiltà non puoi scegliere di essere umile, devi essere in qualche modo così fortunato che qualcuno te l'ha iniettata nel cuore, che l'hai vista da qualche parte. Io si può educare, secondo te, il ruolo dei genitori, della famiglia? Sì, ecco, sì, sicuramente sì. No, l'umiltà è proprio quella cosa che va dalla parte opposta dell'ego, no? Cioè, mentre l'ego dice sono io, faccio io, sono il più bravo di tutti, l'umiltà è non sono niente, sono qua, mi è andata bene, mi è arrivata questa cosa, l'ho sfruttata bene, però non hai scelto che genitori avere, non hai scelto in che città nascere, non hai scelto, cioè, non è niente, perché se io avessi avuto genitori diversi sarei completamente un'altra persona, ma non sarei nemmeno io, quindi non penso che una persona, cioè un bambino non è stato esposto agli stessi stimoli a cui sono stato esposto io, non è che posso dire che sono più bravo di lui, semplicemente il destino, Dio, quello che è, mi ha messo in quella condizione. L'umiltà è questa, c'è un grande misunderstanding sull'umiltà, che è dire di non essere bravi a fare una cosa, no? Cioè, tu mi dici sei bravo a scrivere i libri e io ti dico ma no, non sono bravo, dai, è andato di culo, così. Quella non è umiltà, quella è non voglio esservi antipatico, allora mi sminuisco per... E invece è guarda, mi stanno venendo bene questi libri, ma non sono io, come ho detto prima, che invento le mie storie, cioè io non è una cosa mia, è semplicemente ho canalizzato, ho messo la frequenza della radio su una cosa dove passava una cosa che a quanto pare è piaciuta, ma non è merito mio, perché quando io scrivo un libro è merito di mio padre per le cose che mi ha insegnato, è merito dei miei amici per le cose che mi hanno insegnato, è merito tuo che ti conosco da anni, è merito di Ioanna, è merito dei miei figli, della città dove vivo, di quello che ho mangiato, cioè no, no, questa è l'umiltà, cioè non sentirsi meglio di un altro, ma semplicemente essere grato di quello che uno ha e fine. Però io ho avuto un esempio di una persona talentuosa che non aveva umiltà, e ho visto che non ha funzionato, quindi ho sempre avuto anche quel campanellino lì, perché l'umiltà ti permette non solo di metterti in discussione, no? Perché se tu sei umile ti metti in discussione, ma ti dà la possibilità di ascoltare, tu ti metti lì e ascolti le persone, capito? E se invece tu arrivi che dici io non ho bisogno di nessuno perché io sono il più bravo di tutti, quella cosa lì finisce a un certo punto, ecco. Infatti è umiltà legata alla consapevolezza di chi sei, di cosa hai, di cosa puoi offrire, le tue doti, ma anche la consapevolezza che non ci sarà sempre da imparare, ci sarà sempre da crescere, ci sarà sempre una persona che sa più di te, che ha più di te, che da cui tu puoi assorbire. E tra l'altro l'umiltà ti dà, e lo stavi dicendo anche tu prima, la possibilità quindi di aprire i recettori e di continuare ad imparare da tutti. Non solo, io vedo la persona che magari diventa attenta a una conversazione solo se c'è un CEO o un personaggio importante nella stanza, e invece l'umiltà è la capacità veramente di essere un ricettore aperto continuamente con tutti. Puoi imparare da una domanda ingenua di un bambino, puoi imparare dalla domanda inaspettata di una persona con una cultura diversa, con un background diverso. Questa è una cosa, per esempio, che io amo di New York, e forse è un po' associata alla mancanza di provincialità di questa città, ovvero tu giri a New York, vai nei ristoranti, nei bar per strada, sai che incontrerai sempre, sempre, alla fine, qualcuno che ne sa più di te, che ha più soldi di te, che ha più fama di te, ma anche se sei un miliardario, anche se sei una grande celebrity, questa è New York. E quindi entri a New York con una
umiltà, se vuoi, una mentalità diversa, per cui dici, ok, io sono uno dei tanti, anche se ho un successo pazzesco, cosa che non si trova invece nelle piccole realtà, e non, qui non parlo solo d'Italia, questo vale in tutto il mondo, dove magari riesci a creare un qualcosa di piccolino, ma più grande degli altri, ti senti chissà che, e lì smetti di crescere. Quindi al di là di dove si vive, ricordarsi sempre che la vita è un percorso continuo di crescita e c'è sempre un'opportunità per imparare e migliorarsi da tutti i punti di vista, intellettuale, spirituale, emotivo. A questo proposito, verso la fine del libro parlo dei mentori. Io e te condividiamo Un uno che mentore in per cui. me è un mentore, penso anche per Sì. te, no? Il grande Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto, sì. È stato uno dei miei mentori, sicuramente. Io lo ringrazio ancora adesso. Ogni tanto mi viene in mente e gli mando un messaggio. Dico comunque grazie Claudio, perché è stato sicuramente insieme a tanti altri. Io poi ho avuto la fortuna di incontrarne tanti. Però, insomma, Claudio mi ha insegnato un mestiere, anche non è una roba da poco, ecco. Raccontaci, poi vi racconto la mia esperienza con Claudio, tu la Beh, ma sai, ma Claudio è raccontaci un stupendo po' perché la tua. Claudio, quando io andai in radio, lui mi chiese di fare la radio e io gli dissi: ma io Claudio non ho mai fatto la radio, quindi già, beh, vieni qui e fai la pianta grassa, no? C'era la famosa teoria della pianta grassa, quindi tu andavi, a quei tempi era Radio Capital, e stavi lì e c'era Jovanotti, c'erano i personaggi quelli famosi che per me era comunque stare lì con loro era tanto e tu stavi lì e li guardavi lavorare, lui non voleva che tu facessi niente, dovevi solo assorbire, prendere, guardare, no? E poi a un certo punto ti diceva due o tre regole, però se tu ce l'avevi quella cosa lì, l'importante era fare la pianta grassa o la panchina. Lorenzo gli disse, Jovanotti disse, vieni e lì c'è la panchina e stai in panchina. E vedi la gente che lavora, però cominci a capire, se sei uno un po' sgamato, prendi degli strumenti invisibili che poi ti servono. Quindi poi Claudio è stata un'esperienza e mi faceva piangere Claudio, non so se faceva così anche da voi, ma da noi ogni tanto ti chiamava la sua segretaria, la Graziella, la Graziellina, e ti diceva Claudio ti vuole in ufficio e lì poteva essere, c'erano due alternative, o uscivi dall'ufficio e pensavi di poter conquistare il mondo da solo, a petto nudo, contro le truppe, capito? O uscivi da lì e dicevi non sono in grado di fare la spesa stasera perché ti devastava. Poi sono passati degli anni, io sono andato via, ho fatto la mia strada, io lo sento ancora. Allora una volta in un posto dove Jovanotti faceva uno spettacolo, noi eravamo lì dietro così a guardare e a un certo punto dico Claudio, però cazzo, ma com'è che tu ogni tanto il pomeriggio ti prendeva il matto e ci massacravi? Io chiamavo mia mamma in lacrime. Io mi ricordo, chiamavo mia mamma e mi diceva: ma torna a Brescia, torna a casa. Io dicevo: no, non posso mollare. Mi massacravo, piangevo. E lui mi diceva: ma tu un giorno magari sei a San Siro che presenti qualcosa e la gente grida scemo, cosa fai? Ti metti a piangere? Io ti devo tarare, ti devo preparare alla pressione, tu devi resistere alla pressione. E quella roba lì non me l'aveva mai detta perché. Lo dico anche da padre, se tu fai una cosa così a un figlio, ti viene da dire, oh, lo sto facendo per te, non è che sono stronzo. Invece lui non ha mai avuto l'esigenza di dirmi che lo faceva per me. E io mi sono tenuto questa idea che lui fosse semplicemente uno che ogni tanto il pomeriggio gli girava il cazzo e ci massacrava, no? Grandissimo, grandissimo, Claudio. Stessa esperienza, in americano lo chiamano tough love, no? Il tough love, L'amore, esatto. io gli ho dedicato un capitolo intero del libro perché per me è stato veramente un personaggio spettacolare. L'ho incontrato a 24 anni, ero un ragazzino fresco di laurea e la sua assistente di allora era amica di un mio amico che mi chiama e dice: ah, possiamo andare a incontrare Claudio Cecchetto. E molti sarebbero andati oggi. O anche allora farsi un aperitivo con Claudio Cecchetto, ai tempi un autografo, oggi ti faresti un selfie. E invece noi, io, questo ragazzo e altri due che abbiamo tirato dentro, decidemmo di creare una proposta di progetto da fare insieme. Lui stava investendo in quel momento in internet da grande sperimentatore, era il 99-2000, era prestissimo, internet ancora andava a carbonella, però lui già stava dicendo no, devo capire questa realtà, aveva fatto una partnership con Soru, aveva creato Energy Bank, stava Gli insomma Energy investendo Bank, me lo veramente. ricordo l'Energy Bank. E lì era il mio mondo, no? Cioè il Cioè suo. i Bitcoin di Claudio Cecchetto. Esatto, cioè adesso è quello, perché quello noi siamo andati a fare con lui. Quindi noi arriviamo, gli proponiamo freschi di laurea dal Politecnico di Milano, usavamo Silicon Graphics, tecnologie pazzesche, gli proponiamo questa città virtuale in cui navigare ed era Energy Bank, no?
E lui, da grande talent scout, allora, prima di tutto, uno arrogante avrebbe visto questi quattro ragazzini con le loro idee ingenue, avrebbe detto: ragazzi, va bene, dai, ne riparleremo. Invece lui ha detto: oh, potenzialità, lui ha visto la potenzialità, cosa che fa sempre, no? Soprattutto in quelli che ancora sono ingenui, sono malleabili. E poi, tra l'altro, un'altra caratteristica della squadra di Claudio è la bontà, eh? Ne ho parlato io con lui. Persone buone, l'altra caratteristica di cui parlavo prima. Comunque, per farla breve, ci dice: cosa fate nella vita? Noi bleffiamo un po', perché io in realtà stavo già iniziando a lavorare in Philips, tutti avevano qualcosa. Facciamo: vogliamo fare uno studio insieme. E Claudio ci dice: fate una società con me. Un mese dopo noi firmavamo con Claudio Cecchetto un sogno a 24 anni. Io arrivavo da Varese, non conoscevo una celebrity, questo l'avevo visto in televisione tutta la vita. Cioè, e ci ritroviamo nella sua villa in Soci. Via Meda, con la piscina, con lo studio di produzione. Un sogno. E subito noi designer iniziamo a fare un po' di lavoretti per gli 883, per Sole Luna di Jovanotti, tutto il contenuto digitale, CD, quindi esaltatissimi. Io mi ricordo che Claudio ci diceva ogni volta, sin dall'inizio, a lui non gliene fregava niente di fare sta roba. Nel senso, i lavoretti per gli 883, per Sole Luna, lui diceva: vabbè, li dobbiamo fare così, portiamo dentro un po' di soldi. Ma io quello che voglio fare è qualcosa che non ha mai fatto nessuno. Io voglio creare qualcosa che non si può quantificare. Claudio Cecchetto mi ha insegnato l'idea di innovazione, aveva in testa l'idea delle start-up prima che le persone le chiamassero start-up, e mi vengono i brividi a raccontarlo perché proprio per osmosi, come lo descrivo poi nel libro, sei lì e assorbi. Io ero in panchina, se vogliamo, noi facevamo, eravamo lì, ma eravamo lì a osservare Claudio, e se hai la capacità di osservare, impari e cresci. Molti poi invece dicono: no, questo, che stronzo, mi maltratta. E mollano e se ne vanno. Cioè, lui mette alla prova anche la tua resistenza, la tua Esatto. resilienza. Comunque, per farla breve, l'hai detto tu prima, cioè, in quegli anni noi lavoravamo su bitcoins, quelle che oggi Sì. chiamiamo bitcoins, ma c'è, cioè, l'idea di una moneta digitale, poi altri progetti di innovazione. Lui, io da quando lo conosco, anch'io lo sento settimanalmente, mi ha appena mandato l'inno dell'Inter che ha fatto, non so se l'ha mandato anche a te. E quindi, anche se io sono juventino, comunque, mi ha dato, senza mai usare la parola innovazione, era ed è un innovatore seriale, proprio quelli che ce l'hanno dentro. E io ho grande affetto per lui per un motivo, perché poi entri in queste multinazionali e paghi miliardi di dollari complessivamente, questi studi di consulenza che ti parlano di innovazione e non hanno idea di cosa stanno facendo alla fine in molte situazioni. Non tutti, ci sono dei grandi innovatori, ma spesso quello è. E invece poi una persona come Claudio, che mai ha usato le parole auliche dell'elite del business, che era un innovatore vero. Claudio mi disse una frase che io poi ho rimesso in un libro. Io ogni tanto nei libri metto le frasi di Claudio, poi lo chiamo e gli dico: guarda che ho messo le tue frasi. Lui neanche se le ricorda. Dice: ma l'ho detta io? Ho detto: sì, me l'hai detta tu quel pomeriggio, me l'hai detta tu quella mattina. Io me ne ricordo, lui no. E disse una cosa stupenda. Mi disse: il talento è un dono, il successo è un lavoro. No? Cioè, tu puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non hai la disciplina, l'umiltà, tutte le cose che abbiamo anche un po' capito, la connessione con qualcosa che trascende l'uomo, nel senso anche solo l'intuizione. Cioè, tu puoi essere il più bravo di tutti nel fare una cosa, ma poi per realizzarla ci vuole un lavoro, ci vuole tutta una serie di regole. E lui ti insegnava un po' quelle cose. Fai conto che quando io ho conosciuto Claudio, facevo il cantante e Con i lui. capelli lunghi. Avevo i capelli lunghi, facevo il cantante, esatto, e quello è stato il mio gradino per arrivare a lui, in sostanza. Io sono riconoscente a tutte le cose che ho fatto, anche quelle che quando le vedo dico: mamma mia, c'è un po' di i famosi scheletri nell'armadio. Però Claudio aveva quella cosa che hanno i leader vero, quella è la differenza fra probabilmente un manager, un direttore e un leader. Lui è un leader. Il leader non è che ti aiuta a fare quello che tu vuoi fare. Il leader vede in te delle cose che nemmeno tu vedi, no? Perché Claudio mi ha detto una volta, mi disse: Claudio, io come faccio a fare la radio? Io non l'ho mai fatta, sai, io volevo cantare, prima facevo il panettiere, cioè non ho. E lui mi disse: io ti ho scelto perché ti ho visto come parlavi con le persone nel corridoio. Se tu riesci davanti al microfono a mantenere quella cosa che tu hai naturalmente con le persone, cioè, non c'è dubbio su di te. Se tu vai là e fai quello che non sei,
Quindi poi tu devi immaginarti, tu sei di Varese, io sono di Brescia. Quando noi di Brescia andavamo a Milano, cioè c'era subito e ti sentivi disagiato, non so come dire, no? C'eri fuori luogo, perché io arrivavo e da bresciano che andava a Milano mi mettevo il cappotto nero, le scarpe nere, mi vestivo in quel modo, e arrivavo lì e poi dicevano: cazzo, vanno di moda quelle scarpe lì alte da basket americano, capito? Che c'ha Stefano Fontana, non va bene niente. Allora, devo mettere scarpe giuste così. Allora, no, forse devo mettere il cappellino, no, forse invece del cappotto. Cominci a scimmiottare gli altri e tu pian pianino ti spersonalizzi, no? Però è perché sei così insicuro e vedi Milano come probabilmente tu hai visto New York quando sei andato lì, la stessa cosa. O Milano stesso all'inizio, Oh, no? ah, Certo. esatto. E invece lui mi ha detto: tu hai. Poi, vabbè, sullo stile di come mi vestivo, chiamo Franchino e gli dice: senti, fammi un favore, prendi questo qua e portalo in centro e aiutalo a vestirsi. Ma quello è sempre stato un mio problema. Tu mi conosci, sono così ancora adesso, no? Cioè, capito? Quando io ho conosciuto Ioanna, avevo i jeans larghi con le Adidas bianche, le maglie, cioè, una roba, un disastro. L'abbigliamento non è mai stato il mio pezzo forte. Però lui mi ha, come dire, ha valorizzato ciò che io ero nell'essenza, non ha valorizzato un'astuzia, una cosa. Lui ha colto quella cosa lì che avevo io, che avevo solo io, perché ognuno di noi ha quella cosa lì che ce l'ha solo lui, e lui mi ha detto: è lì che ti devi concentrare, non voler essere, capito? E quella è stata la mia fortuna, ecco. Ma pensa a quello che hai appena descritto, che è quello che poi dovrebbero fare tutti i leader, ovviamente, ma anche tutti i genitori o chiunque comunque abbia qualche opportunità o responsabilità di impattare la vita delle persone. È possibile che non ci sia nessuno che ti insegni queste cose o che ti aiuti? È un'operazione maieutica, poi alla fine ce l'hai dentro, devi uscire. Ma se ti ricordassero sin dall'inizio nelle scuole, ti insegnassero a identificare il valore unico delle persone, ad aiutarli maieuticamente ancora una volta ad estrarlo, sarebbe stupendo. E insegnassero alle persone ad avere anche più sicurezza di sé, a stare a proprio agio nelle aree grigie. Io il libro lo inizio introducendo questo concetto della sospensione, ovvero io nasco da genitori romani, mio padre è nato a Lucca, ma poi anche lui da famiglia romana, quindi da genitori romani appena trasferitisi al nord. Quindi avevo questa inflessione un po' alla romana, però settentrionale. Quindi i genitori dei miei amici parlavano in dialetto per me incomprensibile, quasi francese. Quindi già ero un po' pesce fuor d'acqua varese, ma lo stesso quando si andava d'estate a Roma. Ho passato la vita ai confini tra il design e il business. Non sono un uomo di business, non sono un puro designer, sono lì nel mezzo. Cioè è sempre stato questo oggi. America e Italia, non sono più completamente solo Non italiano, sei ma ne italiano, non sono. sei americano, esatto. E quindi questo concetto che chiamo di sospensione, io ci vado proprio da Dio, lo amo, perché in quelle aree grigie ho È trovato la la mia tua dimensione. dimensione. Però è invece l'area che spaventa tantissime persone, quindi è il bisogno di integrarsi, no? Il bisogno di vestirsi in un determinato modo per appartenere. E sono delle anomalie quasi genetiche quelli che vanno fuori dalla corrente. E in Sì. realtà è fuori dalla corrente, fuori dalla comfort zone, che spesso riesce a fare delle cose interessanti, inaspettate. L'autenticità delle cose, si dice sempre: pensa quanto è bella un'aquila, no? Che se tu pensi è un animale perfetto, di una bellezza, di una regalità, così. Ma se tu valuti l'aquila per la sua capacità di andare in bicicletta, è una merda, capito? Allora, siccome i canoni di valore delle persone sono standardizzati, una persona che vuole, come dire, tirare fuori quella parte di sé, a volte avviene anche solo nella famiglia, non serve, diciamo, citare il contesto sociale. Tu devi avere il coraggio di non piacere, il primo passo, no? E siccome tu nel coraggio di non piacere, soprattutto alle persone magari che tu ami di più, da cui tu vuoi, come dire, la stima, quindi tuo padre, tua madre, non lo so chi sia, ma tu non hai il risultato subito, no? Non è che tu esci e no, non piaci, però hai successo e quindi dici: avevo ragione. Quello è un investimento che tu fai con una quantità di paranoie che forse sono stato presuntuoso, forse era quella la mia vita, forse no. Se poi attorno a te le persone ti dicono: ma stai calmo, a noi si dice mangia, parla come mangi, no? Poi io dico, faccio sempre questo esempio anche in radio: io vengo da una città dove se tu usi una parola che è un po' fuori dal vocabolario comune di quella cerchia, diventa il tuo soprannome, no? Se tu hai capito, se tu dici appunto, mi hai detto adesso, ma, che ne so, tipo, adesso non mi viene in mente una parola difficile, tipo io ho detto, Aulico, è aulico. aulico, esatto, no, vuoi una cosa aulico?
ascolta Aulico, vieni qua, e dopo da quel momento tu sei Aulico, no? Quindi c'è una pressione sociale su chiunque vuole dire una cosa diversa, che tu dici, cavolo, forse c'hanno ragione questi qua, perché poi io, andando via da Brescia per inseguire i miei sogni, sto anche dicendo nel sottotesto, scusate, sono meglio di voi, cioè a me sta vita qua mi fa schifo, no? Cioè voi siete gli schiavi, io sono un eroe. In realtà tu non stai dicendo quello, stai dicendo io ho una chiamata, o rispondo a sta chiamata, magari la vostra chiamata è quella, non lo so, oppure non avete voluto rispondere. Però c'è sempre quella pressione sociale. Tua mamma ti vuole sposato, tu non ti vuoi sposare, tuo papà ti vuole in banca, tu invece vuoi fare il cantante. E finché non hai un risultato... Dopo, quando hai il risultato, quando io le prime volte tornavo a Brescia, le prime volte era cosa ti sei messo in testa, no? Quando ho cominciato ad avere un po' di risultati, no, ma l'abbiamo sempre pensato, che cioè era evidente che tu ce l'avresti fatta, perché sei sempre stato, io già me lo ricordo da bambino, ci avevi quella roba, che tu dici, cazzo, fino a ieri mi aspettavate al casello col fucile, da oggi siamo tutti, grazie Guarda. A me che ti ho detto quel giorno, capito? Le tre fasi dell'innovazione di Arthur Clarke, l'autore di 2020 Odissea nello spazio, non, 2000, non mi ricordo che anno era Odissea nello spazio. La prima fase è: tu hai un'idea pazzesca e tutti ti dicono non si può fare, è impossibile, sei un matto. Ma tu vai avanti, ci provi, inizi a sperimentare e vedi che inizia a formarsi. Allora torni da quelle persone e tutti ti dicono sì, si può fare. Ma però... non vale la pena farlo, costa troppo, non ha senso, non è fattibile, e tu continui, alla fine ce la fai. La terza fase tutti ti dicono l'ho sempre saputo che ci sarebbe esatto. esatto, c'è quello che dice prima ti ignorano, poi ti criticano e poi ti copiano, no? Ci sono le altre tre fasi, quella roba. Però sono tutte esperienze formative. Io adesso, che sono più grande di te, diciamo, io ho girato la barca, no? Io sto tornando a casa, non vado più in guerra, ho finito le mie battaglie, le mie guerre, almeno dal punto di vista professionale. Quindi io sono Ulisse che sta tornando a casa e ti accorgi che tutte quelle battaglie lì non sono importanti per i risultati che hai ottenuto. Il risultato vero è veramente un qualcosa di più che ti porti dentro, no? Io mi sono accorto che il fatto che volessi scrivere i libri, volevo fare la televisione, volevo fare il cinema, così, e in quel momento mi piaceva tanto quello che faceva, mi piace ancora adesso, ma mi è chiaro che quelli non sono obiettivi. Cioè l'obiettivo di fare un film o di scrivere un libro, in realtà il libro e il film diventano strumenti, è più alto il risultato, perché io adesso mi accorgo che come persona sopporto, diciamo, alcune pressioni, o comunque analizzo alcune situazioni nella vita grazie a tutte queste esperienze negative e positive, e non divido nemmeno più le cose giuste e le cose sbagliate, perché ho anche imparato questa bellissima frase che si dice: nella vita o vinci o impari, no? Non è che vinci o perdi, e quando perdi o quando sbagli hai imparato, fa parte sempre del discorso dell'imparare. Quindi se uno si pone davanti alla vita con un interesse evolutivo, tutte queste cose sono la stessa cosa, no? Si diventa un uno solo. Se invece non hai questo approccio, la vita è un tempo che ti fa invecchiare, no? Che aspetti di andare in pensione e poi di morire, così. Ma dal punto di vista evolutivo tutto diventa una cosa sola, sei tu nella relazione con te stesso, ecco. E voglio chiudere perché so che poi devi andare dalla Gruber. Devo andare dalla Gruber. Cosa dico? Cosa devo dire alla Gruber? Vado col di cose intelligenti. Vai, vado dalla Gruber e dico: Lilli, bisogna leggere questo per uscire dalla crisi di governo. Bravo, bravo. No, però proprio chiude. Cioè, quello che hai detto, secondo me, è l'essenza poi di tutto. La vita è un viaggio di grande apprendimento. Abbiamo citato prima l'importanza poi di questo viaggio. Poi, dove atterri alla fine di questo viaggio prescinde dal viaggio stesso. Io ho tanti amici nella provincia che hanno fatto questo percorso di crescita incredibile. Ieri ho intervistato Margherita Missoni, del famoso brand di moda, per il mio podcast, quello americano, quello dove sei stato ospite, sì, anche tu. E lei mi raccontava proprio del suo viaggio via New York, degli anni che ha passato a New York, per poi ritrovarsi, è tornata a Varese, lei concittadina su Mirago, dove vive, e però un'altra persona, cresciuta, certo. E quindi è un po' il cammino di Santiago, un po' questo tragitto. Sì, è il viaggio circolare dell'uomo, no? Il viaggio, quello dell'Ulisse. C'è quella bellissima, a proposito di Grecia, quella bellissima poesia Itaca di Cavafis, che dice appunto...
vai a Itaca, ma chi se ne frega in sostanza di Itaca. Ciò che conta è che da qui a Itaca ci sono tutte delle isole, delle cose, cioè quello che conta è questo viaggio. Poi la meta ti può anche deludere, no? C'è un bellissimo film dove a un certo punto uno che è molto saggio prende sto ragazzino che invece è uno tutto estetico, muscoli, donne, cioè diciamo molto superficiale, e lui gli dice vieni, ti porto in un posto bellissimo, e tu guardi questo film e dici lo porterà a vedere, capito, una cosa con una vista pazzesca, così. E a un certo punto vanno lì e gli dice ecco, ti volevo far vedere questo sasso, gli dice, no, un sasso così. E gli dice ma che cazzo mi hai fatto fare 2 ore di camminata? Dice no, perché tu tutto il tempo hai pensato chissà che cazzo mi fa vedere, chissà che, e non hai notato niente di quello che abbiamo fatto. Invece tu devi pensare che ci sia un sasso o una vista, non conta niente, è da dove parti a quando arrivi, tutti i cespugli, i sassi, le vie, cioè c'erano già i tesori, capito? Non ti distrarre.